Elicottero del 115 in spola dalla prima mattinata di Ferragosto tra un tratto in pendio sul massiccio del Pasubio e la Vallassa per il rifornimento d'acqua da gettare sull'incendio che ha colpito la vegetazione arida sopra la Valcanale a ridosso del Boale della Lorda. Il fumo che proviene dal versante vicentino è visibile a distanza di chilometri fino alla pianura nel corso della mattinata. Su posto i vigili del fuoco del distaccamento provinciale dell'Alto Vicentino, altri rinforzi da subito. Richiesta del supporto aereo per avviare le operazioni di spegnimento dei focolai che sarebbero stati originati da uno o più fulmini caduti sulla zona boschiva tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa. Per conferme certe in merito sarà necessario attendere nelle prossime ore il rientro delle squadre di pompieri impegnati nell'intervento in montagna, come sempre in questi casi molto impegnativo per la natura impervia del luogo. L'elicottero con catino per raccolta acqua si sta recando nel lago di Speckeri per rifornirsi in un bacino artificiale a ridosso del confine tra Trentino Alto Adige e Veneto. L'area di emergenza non è a stretto contatto con contrade o centri abitati.